Bentrovati con Platinum TV, bentrovati nuovamente per conoscere sempre meglio gli agenti immobiliari. Oggi facciamo un cammino quello virtuoso della cultura che ci porta nella magnifica Siracusa e siamo con Davide Amenta. Ciao Davide. Ciao, ciao Attilio. Uno degli agenti immobiliari dove la sua storia è bella, diciamo le cose come stanno, perché sei partito da zero, hai cambiato settore e hai investito su te stesso e su quella che è stata la grande realtà di Remax Platinum con la sede di Siracusa. Raccontiamo un po' questo. Da 3 anni a questa parte faccio parte della Remax Platinum, ho cambiato completamente settore, prima mi occupavo di abbigliamento, sì. E adesso invece vendiamo case. Non è la stessa cosa, però diciamo che il procedimento è sempre quello, avere a che fare con le persone, il contatto con le persone, quindi invece di vendere vestiti vendiamo case, ecco. Che è più soddisfacente. Senti, il mercato immobiliare come sta a Siracusa? Parliamo di questo, come risponde Siracusa o anche delle zone d'arte, zone d'elite, un po' anche come Ortigia? Siracusa, il mercato è attivo. Prima che scattasse il Covid diciamo che andava molto bene, adesso col Covid diciamo che a livello di turismo, quindi persone che vengono da fuori per cercare casa, è diminuito. Sì. Però diciamo che i siracusani che vogliono acquistare casa ce ne sono tanti. Che tipo di incidenza ha? Che risposta c'è dopo il Covid? Cioè c'è più la ricerca verso il classico appartamento oppure come è stata anche la tendenza di Catania, oggi tutti cercano quello che può essere il classico sfogo, il classico giardino o il classico attico con la grande terrazza? Molte persone non vogliono più pagare l'affitto e quindi cercano una casa da comprare piuttosto che pagare un affitto a perdere, diciamo tra virgolette. C'è chi ha la possibilità di comprarsi l'indipendente col giardino, c'è chi non ce l'ha perché l'indipendente col giardino costa di più di un appartamento normale e quindi si accontenta anche di un appartamento di 2-3 vani. La media qual è come prezzo al metro quadro a Siracusa? La media siamo sui 900 euro al metro quadrato. Quindi più fattibile rispetto a una Catania che si aggira verso i 1.300-1.400 secondo le zone. Bisogna vedere, Ortigia magari prima era molto di più, Ortigia si parlava anche di 3.000 euro al metro quadrato, adesso è diminuito, però c'è sempre la richiesta di case in Ortigia nel centro storico. Davide Amenta, grazie. Grazie per essere stato con Platinum TV. Si conclude quest'altra nostra intervista al grande mercato dei nostri agenti immobiliari, sempre con Remax Platinum. E invito sempre tutti voi a collegarsi con le nostre pagine social, Facebook e Instagram, Remax Platinum. Grazie ancora, Davide Amenta. Grazie a te. Ciao, ciao.